Un disturbo alimentare è come una di queste. Non so se le conoscete, si chiamano trappole cinesi per le dita. La reazione più naturale per liberarsi da una di queste è tirare, ma più tiriamo, più rimaniamo intrappolati. Un disturbo alimentare funziona esattamente così perché quando ce l'hai senti un dolore forte. Per liberartene provi magari a restringere le porzioni, a controllare, ti abbuffi per non sentire. E magari dopo dici che non lo farai mai più. E il giorno dopo restringi di nuovo. Ma il problema è che tutte queste volte in cui provi ad affrontare le cose tirando, non ti permettono mai di affrontare il dolore e attraversarlo, per potertene finalmente liberare.